Faccio una presentazione per questa maglietta, insomma è per un ragazzo che sta facendo una battaglia importante per la propria vita e quindi noi cerchiamo di sensibilizzare la gente per poter raccogliere fondi per poterlo supportare in questo percorso che per lui è una battaglia da vincere e magari tutti insieme possiamo sicuramente aiutarlo, quindi sono venuto con questa maglietta proprio per poter dare un supporto a questo ragazzo, sperando che insomma la sensibilizzazione di tutti gli sportivi possa supportarlo nelle cure con questa raccolta fondi di Giovanni Scudero. Scusate l'inizio, possiamo pensare alla partita. Al microfono. Mister, buongiorno. Mister, buongiorno, mi passi il termine, ma quanto sta rosicando per il fatto che domani in una partita così importante non potrà dare la sua carica in panchina? Ma è una sensazione che avrei avuto anche in un altro tipo di partita, non fa differenza. Mi fa rabbia sicuramente non essere in campo, perché l'accetto la squalifica ma non la condivido. E quindi andiamo avanti, come ho già detto in anticipo, ci vorrebbe un pochino meno di permalosità e visto l'ambiente. Comunque la cosa importante è che non ci siano stati squalificati i giocatori e insomma che sono sicuramente gli attori principali di questa gara che andrà domani contro la Juventus. Mister, domani forse il tecnico Sarri sta pensando a un probabile turnover, lei farà lo stesso discorso o penserà solo e soltanto alla partita di domani? Ognuno guarda nella propria porticello, nella propria casa, non so quello che farà, credo che la Juventus abbia le potenzialità e la rosa per poter gestire serenamente insomma le partite, è costruita per poter arrivare in fondo per tutti gli obiettivi e quindi avrà delle alternative valide. Io faccio fatica a chiamarlo turnover e credo che avere delle alternative come loro sia importante e gestire poi tutto il gruppo credo che gli dia un valore sicuramente più alto, quindi tante volte mettere dentro giocatori che magari in questo momento sono un po' indietro come minutaggio può darsi che ti danno qualcosa in più degli altri, quindi quello mi interessa poco insomma su chi giocherà, noi dobbiamo cercare di fare la partita sapendo le difficoltà, sapendo che ci sarà da soffrire, ma facendola con serenità, con coraggio, con anche un pizzico di spensieratezza che non guasta in questi momenti. Vista la presenza di Ronaldo o l'assenza potrà condizionare le sue scelte tattiche? No. Sino ad oggi la Juve ha vinto ma non ha propriamente convinto fino in fondo, tra l'altro reduce dalla gara di martedì in Champions dove ha dovuto rimontare, ma lei fa affidamento sulla stanchezza della Juve per la partita, per l'ultima partita o comunque sul rendimento non proprio ottimale che sta avendo nel campionato? No, ma io se devo analizzare una partita Lecce-Juventus a bocce ferme diventa difficile trovare delle vie. Credo che noi dobbiamo concentrarci principalmente sul nostro percorso di crescita, perché se facciamo soltanto un discorso oggi ad avere di fronte la Juventus potremmo rischiare di perdere quelle che sono le nostre certezze, la nostra crescita e il nostro obiettivo.
Dobbiamo continuare a farlo con questa partita, sapendo che è impari sulle individualità, ma che vogliamo provare a giocarcela, e poi alla fine vedremo quello che saremo stati bravi a fare, qualcosa che non saremo stati bravi e qualcosa dove gli altri magari possono aver superato con le individualità. Noi sicuramente dobbiamo giocare una partita di squadra, di collettivo, di personalità, e come ti ho detto prima, quel pizzico di spensieratezza vuol dire non stare troppo a ragionare a chi ho davanti, ma giocare con le mie certezze, con quello che devo fare, non pensare troppo a chi ho davanti, come si chiama, che giocatore è, sennò potrei perdere quelle che sono le mie certezze. Ecco, vorrei che la squadra non perdesse le proprie certezze, lottasse, giocasse senza pensare a quello che sarà poi il risultato. Fabio, non ci dirai sicuramente come comunicherai con Manuel. Vado oltre. C'è un giocatore che in una partita come questa può fare il Liverani in campo? Cioè, no. No, non ce l'hanno, non ce l'abbiamo. Non parlo dei piedi. Sto parlando. No, no, ma ci sarà un giocatore che può fare l'allenatore in campo, perché gli dici: oh, dai un occhio in più perché abbiamo bisogno. Guarda, io credo invece che loro, la loro forza di questo gruppo è nella totalità. Che non è detto che delle volte sia meno importante. Io credo che ogni squadra, noi abbiamo dei leader, li abbiamo diversi, qualcuno è silenzioso, qualcuno è tecnico, qualcuno è di personalità. Proprio per questo noi non abbiamo il leader totale, ok? Faccio un esempio: noi non abbiamo il Bonucci, non abbiamo il Pjanic, noi abbiamo tanti giocatori nella squadra che uniti possono diventare un buon leader, e questa è una cosa che mi piace, perché comunque ci ha portato a tutto quello che è stato il percorso. Quindi credo che loro proprio in questi momenti, anche proprio nelle difficoltà, paradossalmente riescono ad unirsi ancora di più, ed è questo che mi dà sempre molta positività anche dopo le sconfitte di questa squadra. Un attimo. Mister, buongiorno. Parlava prima di spensieratezza, quella di Falco può essere un'arma in più contro la Juve? Ma Falco è un giocatore che noi abbiamo riportato, non dico al top perché credo che lui abbia ancora margini di miglioramento, però è un giocatore che, per come si è allenato, per come si è presentato, per come ha giocato, è tra quelli che ha più minutaggio di tutti, quindi è un'alternativa sicuramente. È una scelta probabile, quindi è in ballottaggio insieme agli altri attaccanti. Sicuramente devo fare delle scelte di minutaggio, non è facile oggi con quelli che erano più indietro, si stanno avvicinando alla forma migliore, e quindi ho grande concorrenza e cercherò di scegliere il meglio possibile per le prossime partite. Buongiorno mister, affrontare la Juve oggi dopo aver ottenuto un risultato importante a San Siro le dà maggiore sicurezza nei propri mezzi, ed è il momento migliore per affrontare la Juve questo? Io questo non lo so se è il momento migliore, credo che la squadra, il punto di Milano per come lo ha conquistato, per la forza d'impeto che ha avuto nel secondo tempo, nella personalità del secondo tempo, gli abbia fatto capire e sicuramente dato qualche certezza in più, sia personalmente a qualche giocatore sia collettivamente. Questa crescita però deve essere costante, continua per il campionato e non a fasi alterne. Se noi continuiamo quello, a prescindere, crediamo, lavoriamo e cerchiamo di migliorare, le possibilità di crescita sono tante, e le possibilità, secondo me, del nostro obiettivo sono molto buone. Mister, come dice sempre lei, i punti basta farli. 7 punti su 7 in trasferta, si è dato una spiegazione, le dispiace un po', oppure va bene così? No, non mi do una spiegazione e non mi dà molto fastidio. Io non ho mai badato
vado a dove faccio i punti, né da calciatore né da allenatore, quindi per me i punti sono importanti e si possono e si devono prendere ovunque. Poi dopo ci sono, credo, i periodi, c'è un periodo in cui magari in casa ne fai meno, ne fai di più fuori e poi può cambiare, questo dipende da tante cose, non credo che sia per me un problema e non mi dà fastidio. In una partita come questa, alla luce anche della prestazione, come sono entrati spaccando la sfida di Milano, Farias e Petriccione sono favoriti rispetto agli altri, cioè in un centrocampo di guerrieri stavolta Petriccione e Taxidis ti possono servire insieme? Ma sicuramente la risposta che mi hanno dato loro tre è quella che vorrebbe ogni allenatore, perché poi poter scegliere gli 11 e poterli cambiare con tre, che poi quando entrano ti fanno sentire presente, per me è positivo, è molto bello, vuol dire che sono dentro al gruppo, sono nella partita, sono positivi al massimo. Quindi vorrei sempre una risposta così da chi entra. Hanno dato sicuramente una buona percentualità a dire all'allenatore: noi ci siamo, ci puoi scegliere. Mister, domani è la nona giornata di campionato e finisce la fase, diciamo, più dura. Mersec che prevedeva ben 7 delle squadre classificate. Lei disse la settimana scorsa: punto ad avere 17-18 punti alla fine del giorno di andata. 7 punti alla nona giornata. Quando è finita questa fase, diciamo, più dura, la rendono soddisfatta come valutazione generale e come prospettiva? Allora, io... Sì, tra i 17 e i 20. 17 e 20, disse, sì. Un range così, poi se ne facciamo qualcuno in più. No, è normale che io faccio... Sapete benissimo anche come l'anno scorso, non sono uno molto per le medie, no? Però se devo fare un'idea di quello che è negli ultimi anni la salvezza in Serie A, mediamente, se prendo gli ultimi 5 anni, tra i 38 e i 40 ci si è salvato, poi un anno con 40, un anno con 38, ok. E quindi metto un range di quei punti là. Però, come vi dico, non ho un obiettivo dove prenderli. Voglio che la squadra li può andare a prendere dovunque, deve farlo alla prima partita possibile senza pensare a quelle dopo, perché questo è un campionato che non ci sono certezze. È vero che noi nelle prime 9 abbiamo incontrato le prime 7 del campionato scorso, ma andare a incontrare poi le altre non è che è in discesa. Se no passa un messaggio diverso. Sicuramente per valori, per quello che hanno dimostrato l'anno scorso, sono un pochino meno degli altri, però parliamo di un campionato di grande qualità, di grande livello che si è alzato, quindi non è che poi andiamo a giocare partite semplici, andiamo a giocare partite meno problematiche o impegnative sulla carta, e quindi magari può sembrare più a nostra portata, ma noi dobbiamo mettere lo stesso intensità, gioco, organizzazione, qualità e quel pizzico di fortuna per andare a prendere gli altri punti. Intendo la domanda: al termine di questa fase delle partite, il suo giudizio è positivo, è soddisfatto, rimpiange qualcosa? Guarda, ti dico una cosa, a livelli di punti ci siamo, a livello di prestazione pochino altalenanti, rimpiango non aver avuto la rosa a disposizione per tutti dal 15 luglio. Conosci bene l'ambiente del Genoa? Thiago Motta lo conosci anche? Abbiamo giocato contro. È stata una scelta più coraggiosa da parte di Preziosi o di Thiago? Credo tutte e due. Credo che questa è proprio la scelta del presidente. È una persona che va sicuramente di impulso, di impeto, di sensazioni a pelle, quindi conosce il giocatore, conosce il percorso, conosce la personalità. Poi credo che per arrivare a un obiettivo ci vuole l'unione, la forza. Se avranno la forza di supportarlo, di aiutarlo, di accompagnarlo, credo che la squadra
squadra ha delle qualità importanti, insomma, per non stare in quella classifica, quindi credo che il materiale umano ci sia, è una squadra costruita sicuramente per fare una salvezza tranquilla, però poi il calcio tante volte non è tutto programmabile e quindi oggi hanno delle difficoltà come gli altri che lottano per non retrocedere. Stiamo ancora cercando una postazione perché abbiamo venduto pure i posti sui tetti. No, ma credo che sia giusto che io parli con loro fino al prepartita, poi dopo è giusto che chi sta in panchina, i collaboratori, ho grande fiducia, quindi credo che sia giusto che va gestita da chi la vede dal campo. Non credo, credo domani sia difficile arrivare dalla tribuna stampa. Buongiorno mister, era più o meno quello che volevo chiederle, quanto sarà difficile non poter stare in panchina e se ha un suo sistema per far arrivare le indicazioni comunque ai giocatori? No, credo che durante la partita ci sia uno staff che mi sostituisce alla grande. Faremo delle valutazioni come facciamo sempre, in questo caso con i ragazzi del match analysis che vediamo la partita in diretta per mandare qualche messaggio a fine primo tempo, ma non durante la partita perché credo che sia troppo difficile trasmettere, fare, ho una mia idea e quindi credo che la partita va gestita da chi sta in campo, a fine primo tempo possiamo fare un confronto. Mister, la partita va giocata, ma in cuor suo firmerebbe un pari? Ma è normale che oggi firmare un pari con la Juventus sarebbe da parte mia un punto prezioso, ma questo è fuori discussione, non c'è nemmeno da dirlo, insomma, perché come ti ho detto prima, punti per noi sono fondamentali dovunque, quindi ben venga un punto con la Juventus, anzi sarebbe un punto d'oro, ma questo è fuori discussione, però bisogna giocarla sapendo che per arrivare a un punto non può cadere dal cielo. Per prendere un punto con la Juventus se devi fare una partita oltre tutto, oltre valori fisici, oltre valori morali, oltre valori tecnici e sperare che loro non facciano una partita al 60-70%. Passa il microfono. Chi? Mister, secondo la sua idea di calcio, preferiva la Juve di Allegri o preferisce quella di oggi di Sarri? Ma credo che siano un mio giudizio esterno su un percorso finito, quello di Allegri, e un percorso iniziale, quello di Sarri. A me l'idea del mister Allegri piace molto, piace il suo trasmettere, piace la semplicità quando dà spiegazioni calcistiche, mi ci ritrovo molto, nel senso che dare un'idea di gioco ma poi saper sfruttare al massimo le qualità di calciatori mondiali come aveva lui, e ogni tanto cercando di metterci qualcosa di stimolante di nuovo ha fatto sì che ha potuto portare questa squadra credo quasi alla perfezione. Parliamo di due finali di Champions che se fossero state coronate con una vittoria di più di quello che ha fatto Allegri allo Juventus era impensabile, quindi tanto di cappello per mister Allegri. E mister Sarri ci vuole tempo, è sicuramente un perfezionista, è un giocatore che è un allenatore che è abituato ad avere totalmente il collettivo e quindi ci vuole un pochino più di tempo. Sono due allenatori che stimo, che mi piace ascoltarli, guardarli, però credo che uno possiamo dare un giudizio definitivo perché ha fatto un percorso lungo e finito, l'altro ci vorrà del tempo per poter dire quanto ha inciso su questa società e questa squadra. Una semplicissima curiosità, prima che Calderoni calciasse, lei ha visto il gol? La problematica, conoscendo il calciatore. La problematica è che io, essendo nella stanzetta di San Siro, ho sentito prima il boato dei nostri tifosi perché sulla stanzetta c'è il ritardo di 5-6 secondi, quindi nel momento che ho sentito il boato, essendo dalla parte dei nostri, sono corso al televisore, la palla l'avevamo noi e quindi ho immaginato che avremmo fatto gol. L'ultima domanda è arrivata qua.
Mister, per lei che sapore ha questa vigilia di un Lecce-Juventus, pensando che a maggio 2018 vinceva il campionato di Serie C contro la Paganese qui al Via del Mare? Credo che sia lo stesso stato d'animo che hanno i 30.000 domani, tutta la città, la proprietà, il direttore, tutti quelli che hanno fatto questo percorso. Non scordarsi mai quello che abbiamo fatto, da dove veniamo, sapendo che non bisogna campare sul passato, però bisogna ricordare che oggi tutta la città, tutta l'ambiente, tutto il Salento può ospitare una delle migliori squadre d'Europa nel proprio stadio, con campioni che fino a 12-24 mesi fa era praticamente impensabile. Io mi ricordo una frase, non mi ricordo chi me l'ha fatta questa domanda l'anno scorso in Coppa Italia, che mi chiedeva se potevamo incontrare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Era un sogno, era quasi una diceria da bar. Oggi questa società, questi giocatori e questa componente di staff e squadra ha portato, credo, il top in Europa e nel mondo, tra le prime otto le ha portate in questo stadio.